Momento che vedo che stanno tutti molto spatti, a breve chiuderemo. Vogliamo parlare di qualche altro tema? Altro argomento, ragazzi, ci siamo! Vogliamo uscire? Vogliamo uscire? No, adesso se vi siedete tutti c'è un momento di concentrazione. Ultimo momento, vi chiediamo ultimo sforzo. Poi siamo in... Siamo quasi in chiusura. Siccome siamo in periodo di guerra, scusate se vi interrompiamo. Ragazzi, il bar sport a Lecce completamente. Qual è il problema? Ah, ecco. Ma questo lo fate tra 5 minuti. Dovete interagire fra di voi. Perché siamo in chiusura, è giusto. Siamo quasi in chiusura, un momento un po' più serioso, visto che siamo in un periodo di guerra. Non tutti lo sanno, ma io ho un personale laboratorio di teatro che dedico ai bambini. Andate a trovarmi, mi raccomando. Praticamente se mi venite a trovare sto a Cercola. Cercola? All'istituto Figlie di Sant'Anna, dove abbiamo fatto vari saggi su varie tematiche e devo dire la verità, i bambini hanno risposto alla grande perché il teatro è un momento di interazione, è un momento di crescita. Sono quelli con le anime più sensibili. Molti bambini che avevano problemi si sono resi consapevoli delle loro difficoltà e quindi adesso stanno facendo un percorso anche psicologico, quindi al teatro è anche un motivo di formazione. Adesso volevo un attimino parlare bianco assoluto siccome siamo in un periodo di guerra e di pace e amore ce n'è poca, allora vi volevo enunciare alcune cose, uno che riguarda l'amore se ancora esiste, cioè il volersi bene, l'amicizia, e l'altro delle parole sulla guerra. Adesso vi enuncerò un testo di Shakespeare che anche lui parla di amore se esiste, quindi la massima attenzione anche alle formiche, al vento, grazie. Il grande dilemma, la grande domanda. Non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore, se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro si allontana, o no. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose labbra a gote dovranno cadere sotto la sua curva rama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Un applauso, questo, grande Federico! E questo era Shakespeare, che anche lui all'epoca si poneva la questione se l'amore, l'amicizia, la comunicazione esistesse ancora o no. Poi per quanto riguarda la guerra ho voluto presentare alcune frasi di Gianni Rodari, che diciamo ci testimonia che cos'è per lui la guerra. Quindi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Ci sono cose da fare di giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi per dormire, aver sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da fare da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Questo era Gianni Rodani sulla guerra. Va benissimo, direi che la conclusione esemplare, eh sì, mi sembrava giusto chiudere con queste riflessioni, perché comunque ognuno di voi diciamo dentro di sé faccia il punto della situazione su queste guerriglie sì, urbane. Anche perché comunque viviamo in un periodo, come dicevi tu, di guerra, quindi credo che l'amore sia l'unica arma per sconfiggere la guerra. Lo so, è un ossimoro, però certo. Credo sia la cosa più vera. Adesso c'è un ultimo momento. C'è un ultimo momento di interazione, non vi volevamo intristire, ma era giusto dare un attimo di serietà. Adesso faremo una carrellata persona per persona e guai chi scappa. Sì. Io lato sinistro, Raffaele lato destro. Qualcuno si è nascosto, quindi noi li pigliamo sempre i nascondini. Quindi praticamente adesso parliamo di un tema, vi do un tema. Quella volta che mi sono preso una grande soddisfazione. Quindi una sorta di momento soddisfazione. Adesso parliamo uno per uno, si ritira in se stesso, 5 secondi, e poi partiamo. Alzate le manine che è pronto e poi noi comunque a carrellata faremo.
tutti molto pronti, hanno alzato tutti le mani, guarda. Dai, rompiamo il ghiaccio. Vai. Momento soddisfazione della vita. No, momento più bello, anche quello. Rompiamo il ghiaccio, dai. Ok, andiamo avanti allora. Avanti, avanti. Momento soddisfazione. Ma cose anche scemotte, dai, non devono essere cose né di politica, né di Ecco Alessandro Molotov. Alessandro, sempre lui presente. Vabbè, è capitato. Si sente? Sì, vai. No, un mese fa un farmacista è venuto da me. Alza un po' la voce. Io, dottore, al medico mio non vado mai perché io non capisco niente. Vengo solo da voi. Ah, che bello! Questa sensazione di umanità! Non andate mai dai medici! Sempre dai farmacisti! La farmacia di Alessandro dove si trova? Dove si trova? Ecco! Non è sua, magari, forse. Allora andatelo a trovare e lui vi consiglierà al posto del medico. Quando si piglia ricette? Non si sa. Non si sa. A rotonda. Lo vedete davanti agli scavi. Tra l'altro sono anche dei clienti molto ferrati, no? Con le medicine. Ah, assolutamente, sì, quelle sono quotidiane. I quiz quotidiani della gente che dice tutto il colline che prendo io da anni, sì, ma io non mi ricordo come il che la foglia ingoppata. Quella famosa, bellissima, tagli non indifferenti, tagli importantissimi, oppure quella che dice io ne prendo 8 al giorno però non mi ricordo il nome della medicina, però voi lo sapete. Anche indovino poi secondo quale criterio, allora pensi o sono deficiente io oppure la gente. Ma perché la rossa tonda, ma voi lo sapete, venite in tuo computer, perché quella è la cosa in tuo computer, computer. E alla fine, però per fortuna noi abbiamo il sistema degli scontrini e quindi c'è un'autocertificazione, andiamo a scovare tutte le medicine della gente, alla fine si riesce. Riuscite a sciogliere questi dilemmi alla fine. Momento soddisfazione. Avanti un altro. Io non lo so, penso. Forse quando ho imparato ad andare sulla bicicletta. Ah, che bello! Bellissimo. Io ho un ricordo bellissimo della bicicletta. Le ruote posteriori, quella laterale che si usano per andare, per rimanere in equilibrio. Ah, prendo quelle. Questo è un momento di Sì, quello è un momento di crescita. Io direi di fare un applauso perché è una cosa interessante. Che è un momento di crescita e fa bene ricordarselo. Avanti un altro. Momento di soddisfazione. Quando mettendomi alla prova qualche anno fa in una situazione complicata sono riuscito, pur sentendomi completamente inadeguato, a superare dei momenti complicati e a riuscire poi a legarmi in una situazione complessa a delle persone a cui tengo molto. Anche qui un bel applauso per dai, 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 ci vuole. Quindi un no frontiere anche per Emanuele. Esatto, mi sembra giusto. Carla, momento soddisfazione. Ho finito l'esame di Stato. Oh, anche qui un applauso! Quando si finiscono gli esami attuale, è qualcosa di bello. Quindi pochi mesi fa, anche pochi giorni fa, ecco. Immagino. Momento soddisfazione. Avanti un altro. Quando per la prima volta sono riuscito a pescare un pesce con la canna da pesca. Ah, bellissimo, bellissimo. Anche questo. È una soddisfazione un'impresa. Raffaele, quante volte hai preso i pesci tu? Ma che domanda? Hai dell'Albia però, li prendevi, mi ricordo. Chi dorme, Raffaele frequentare. Ecco, grazie, mi hai salvato da un impatto. Assolutamente. Grazie. Momento soddisfazione. Passo. Vabbè, anche questo è un momento soddisfazione e passa. Questo è importante. Ecco. Quando in un momento competitivo i millantatori hanno avuto la peggio. Ah, beh, questa è una perla di saggezza, ragazzi. Bene, bene. I millantatori hanno avuto la peggio, questa è una perla di saggezza. Avanti un altro momento soddisfazione. Anche io quando mi sono diplomato. Ok, quindi anche qui una bene, soddisfazione bravo, scolastica. Ci vuole momento soddisfazione. Quando una persona mi ha detto grazie per avermi dato fiducia in me stesso. Ah, vedi, questo è un incoraggiamento alla fiducia, quindi è bello. Bellissimo. Momento soddisfazione. Vai. In realtà ci sono grandi soddisfazioni appunto quando uno, diciamo, deve pensare. Diciamo, uno ogni giorno si fa dei piccoli obiettivi, poi quando li raggiunge, diciamo, c'ha questa soddisfazione. Attenzione ai telefoni. È vero, qui cito, magari mi potrà capire solo chi ha ascoltato, però cito i momenti di soddisfazione, sono una somma di piccole cose. Momento soddisfazione. Applauso. Sì. Melenzane 8. Momento soddisfazione. Mi ha
anticipato. Ho fatto il mio primo raccolto qui a Ioc. Quando è uscita la prima melanzana, questo è bello.